Dunque iniziamo un nuovo anno con questa prima domenica dell'Avvento. Abbiamo appena terminato un anno liturgico. L'anno scorso era, secondo la liturgia, l'anno B e quest'anno è l'anno C. Sapete, ci sono tre anni A, B e C nelle letture liturgiche per non ripetere tutti gli anni le stesse liturgie, le stesse letture. E così in questa variazione si favorisce l'attenzione ad un ventaglio più grande di letture, sia dell'Antico che del Nuovo Testamento. Oggi siamo nell'anno C, inizia questo anno. E le letture che abbiamo ascoltato sono un po' in continuità con le letture della scorsa domenica, che era Cristo Re, ma le letture poi di questa settimana sono tutte incentrate un po' sul tema escatologico degli ultimi tempi, della fine. Allora noi iniziamo un nuovo anno ascoltando racconti della fine. Sembra un po' strana la cosa, no? Dice, ma iniziamo il nuovo anno, cominciamo da capo. E di fatto però le letture ci vogliono in qualche modo dire che questo intreccio tra fine e inizio è un intreccio proprio della salvezza, nel senso cioè che la salvezza inizia con l'incarnazione, beh, inizia già nell'Antico Testamento, ma poi con l'incarnazione del Signore Gesù. Ma la morte, che rappresenta la fine, diciamo così, della vita terrena di Gesù, la morte di Gesù inaugura un nuovo inizio. Potremmo dire che la fine inaugura un inizio. Allora, con questo sguardo siamo invitati a iniziare questo nuovo anno, sapendo cioè che ogni anno il Signore ci incontra in un modo nuovo, in una sorta di nuovo inizio. Allora abbiamo magari la percezione che si ripetano gli anni, tutti gli anni è Natale e si ripete sempre Natale, cioè andiamo avanti così, no? Come se fosse una cosa che si ripete per sempre. I greci pensavano che il tempo fosse circolare, l'eterno ritorno delle cose, quindi non ci fosse mai né un principio né una fine. E invece nel cristianesimo siamo stati così illuminati a pensare che davvero per noi è sempre un nuovo inizio. Allora, ecco che le letture che abbiamo fatto, che parlano della fine, di fatto parlano di un nuovo inizio, un po' come la vita, no? La vita che noi viviamo, noi pensiamo, ma è sempre ripetitiva la vita? Sì, forse è sempre ripetitiva, nel senso che ci sono tante cose che si ripetono, ma anche le cose che ripetiamo le viviamo in un modo nuovo, le possiamo vivere ogni volta in un modo nuovo, se noi diventiamo nuovi nel cuore e nella mente, cioè nella nostra vita. Allora, per dire che cosa tutte queste considerazioni che sto facendo, che il nuovo inizio contribuisce a renderci persone nuove. Cioè, la novità non sta nelle cose che succedono intorno a noi, ma dentro di noi. È noi che siamo chiamati a diventare nuovi questo anno. E potremmo dire che se quest'anno ci ritroviamo nelle stesse festività e negli stessi tempi liturgici dell'anno scorso, però qualcosa in noi è cambiato
in questo anno. Forse siamo persone diverse, nel bene e nel male magari anche, no? Però se noi in questo nuovo anno incontriamo di nuovo e in modo nuovo il Signore Gesù, noi diventiamo persone nuove. E quando noi diventiamo nuovi, tutto intorno a noi si rinnova. È un po' questo, diciamo così, il senso che lega, no, l'antico e il nuovo, queste letture che ci parlano della fine, con letture e tempi liturgici che ci parlano del nuovo inizio. Ma infatti nella pagina che abbiamo ascoltato di Geremia, il Signore fa una promessa: verranno giorni in cui io realizzerò le promesse di bene. Allora, nel Vangelo abbiamo sentito Gesù parlare della fine del mondo, potremmo dire così, no? Quindi di angoscia, di sofferenze, di eventi terribili, tutto che ci spaventa questo, no? E nella prima lettura però abbiamo sentito dire: io farò cose nuove, io realizzerò le promesse di bene. Ma allora, sarà un disastro o sarà la realizzazione di una promessa di bene? Ecco, questo le letture oggi ci vogliono dire, perché noi nella vita, allora, leggiamo spiritualmente questa contraddizione. Noi nella vita sperimentiamo non solo il bene, ma sperimentiamo anche il male. Il male e le sofferenze che ci travagliano nella vita. Ma la parola di Dio ci dice che anche le sofferenze che ci travagliano, anche queste esperienze di delusione, di amarezza, queste esperienze di fallimento, di solitudine, queste esperienze non sono per noi la fine, perché attraverso queste esperienze, se siamo uniti al Signore, noi diventiamo nuovi. Possiamo, anche le esperienze negative possono contribuire a renderci persone nuove. Questo solo nella luce della fede, cioè se siamo persone di fede. Perché? Lo dico sempre alle nostre suore: tutto concorre al bene di coloro che amano il Signore. E questo allora è il senso. Cioè, non dobbiamo vedere le cose negative come l'espressione di una distruzione di noi stessi. Le cose negative non possono distruggerci, possono invece rinnovarci, certo, se siamo uniti al Signore. Quindi vedete come le cose negative e il nuovo inizio di fatto si intrecciano. E così qui dice il Signore nella prima lettura che io realizzerò le promesse di bene. Quali sono queste promesse di bene? Non di benessere. È diverso, eh? Promesse di bene. Se vediamo in questa lettura, tante volte ritorna la parola giusto e giustizia. Farò germogliare da Davide un germoglio giusto, eserciterà il giudizio e la giustizia. Israele, Gerusalemme, sarà chiamata Signore nostra giustizia. La novità sta nel diventare persone giuste. Ma attenzione, la parola giusto non ha un significato legale, ha un significato spirituale. Giuseppe fu uomo giusto perché non volle ripudiare Maria, ma la prese come sua sposa. Da questa giustizia di Giuseppe è venuto al mondo, nella nostra società è entrato il Figlio di Dio. Quindi essere giusti vuol dire essere buoni.
tutte le esperienze della vita che noi facciamo, sia quelle belle sia quelle negative, possono renderci persone buone, farci crescere nella bontà. Ma questo solo se c'è la fede. Se non c'è la fede, è abbastanza impossibile prendere il male come bene, ovviamente, il male che viviamo. Così nella pagina di Vangelo c'è un po' quest'altra contraddizione che in sostanza un po' lega questo discorso, no, che ho cercato di fare, per dire come il Signore entra nella nostra vita con novità, cioè rendendoci persone nuove. E questo altro discorso sembra paradossale, dopo che Gesù ha detto, no? Ci sarà sulla terra angoscia di popoli, ansia per il fragore del mare, gli uomini moriranno per la paura di quello che deve succedere. È terribile questa descrizione. Ma dice Gesù, quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. Quando vedete queste cose, sappiate che si realizza la promessa della vostra liberazione, la speranza che il Signore vi ha. E vedete come anche qui si intreccia una visione di distruttiva, no? Una visione di grande angoscia, di grande paura, con la possibilità, anzi, con la novità di diventare persone libere, finalmente libere. È un mistero questo, il mistero della nostra fede. Ci sono persone che quando sperimentano le situazioni dolorose diventano malvagi, si ribellano. Ci sono persone che quando sperimentano situazioni sofferte diventano migliori. La differenza sta nella preghiera, perché qui alla fine dice vegliate in ogni momento pregando perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. L'invito è a diventare persone nuove attraverso la preghiera, cioè l'unione con il Signore Gesù. Il Natale, a cui ci stiamo preparando, sarà proprio questo incontro con la novità di noi stessi nella persona del Figlio di Dio. Sia lodato Gesù Cristo.